che hai portato stasera? Questa sera ti parlo di cani. Di cani? Sì. Per me una vita senza cani è inconcepibile. Ok. E ho sempre avuto cani, certo. Ho fatto delle tournée con due cani. Allora, per esempio ti faccio vedere Fiorello. Come due cani, Fiorello? No, ho fatto una tournée con due cani a volte. Non è facile. No, ma che c'entra Fiorello? Io ho un cane. Avevo un cane. L'ho guardato e l'ho chiamato Fiorello. Scusa, non avevo capito. Eccolo lì. Ma Fiorello non c'era ancora. Appunto. E neanche il formaggio. Che c'era formaggio? Solo lui. Sì. Un seduttore pazzesco. Venivano a prenderlo con delle macchine, lo so, l'autista. Andava, scopava e tornava. No, Luciano, no, ragazzi, ma io non posso vivere così. Cioè, ma è andata via una. Ma no, ma scusa, adesso sembra che tutti... No, cosa t'ha preso? Cosa t'ha preso? Ma niente, sono sotto stress, ho avuto Luciana per mezz'ora. Hai ragione. Poi ho avuto Cookie. Dov'è Cookie? Da Cookie... Cookie non c'è più. Cookie. Non c'è, non abbiamo la foto di Cookie. E adesso chi hai? Vabbè, insomma, adesso. Tu che non parli mai di letteratura. Ma non è vero, come non sempre. Ma letteratura. Questo libro carino, te lo faccio vedere dopo. Adesso chiamo il mio cane. Sì. Il mio cane che si chiama Ondina. L'hai portato qui? Sì, sì. Ecco perché c'è la cuccia. Ondina non ha mai dormito nella cuccia, neanche appena venuta. Primo giorno. Ondina! È qua, da questa parte. Ecco Ondina. Ecco, però non si vede. Eccola, ecco, è Ondina. Ondina, sta buono. Allora, ciao. Ondina, vogliamo decidere cosa fare? Ecco. Serata molto complicata. Allora, Ondina... Sì? È un cane. Quando mi hanno portato questo cane, sì? Mi era appena morto un altro cagnolino. Sì. Io ero molto. Sì. Sì. Te l'avevo detto, star zitta! No, e se tu dici morto, lei giustamente fa gli scongiuri. Arrivo a casa, c'è mio nipote con in braccio questo coso nero. Io prendo un croccantino e cerco di infilarglielo da dietro. Perché dietro davanti era uguale, era tutto uguale, tutto nero. Allora, vabbè, metto questo oggetto nella cuccia di fianco al letto e passo tutta la notte così, con un cane piccolo. Vabbè, dormire. Ma vuoi star zitto, mamma mia? La mattina sento... Era lei. Una fa i denti fuori. Sì, ma... Insomma, ha un bel è salita sul letto. Sì. E poi ha cominciato a mordermi. Sì. Le gambe, sanguinavo da tutte le parti. Sì. Allora ho chiamato l'allevamento, ho detto: mi avete dato un piranha? Non è un cane, muoio di sanguata. Ma la vuoi piantare? Ma no, forse vuole l'acqua. Non vuole niente. Allora lei mi ha detto: prenda il suo gioco, lo tenga in alto per 10 minuti. Sì. E vedrà che lei ha il potere ed è successo. Vedi, ha funzionato. Ma invece il libro, spiegami del libro perché il tempo scorre. Cosa è successo? No, vedi che poi ti fa il filmato di Ondina campionessa di nuoto. Infatti nuota adesso. Fammi vedere il filmato. No, sì. Vedi che cosa fa Ondina. Vai. Nuota. Vai. Volenti, quello dove sì. Salta. Dove salta? Ha saltato. Ha fatto il tuffo. No. Guarda, in piscina, bravissima. Meglio di Luciano. Luciano non sa nuotare. Guarda. Nuota 7-8 ore. Guarda. 7-8 ore. Guarda. Si tuffa. Allora, l'ho chiamato la Pellegrini, gliel'ho mandato. Sì. E voleva portarla a Tokyo. Senti, ma invece il libro, spiegami del libro. Allora, tu... Questo è un libro che rischia lo strega. Il premio strega? Come si chiama? Ciao? Si chiama Ciao. Io sono Cico. E chi è? Cico è il cane. Ed è un libro scritto da Cico Cane. Certo, che è su tutti i social. Pensato da certo. Cane, sì. Scritto dal suo padre. Ma lei è una star dei social. Non ha le mani. No, capito, però l'ha pensato.
È una star dei social, Chico. Sì, sì. Sì. È come una superstar. E che c'entra Chico con Ondina? Un cane. No, quello ho capito che è un cane. No, mica per farti vedere come nuota il mio cane, ti parlo normale. No, no, un no. Un cane che nuota così no, bene. No, ho capito. Ma non ho capito Ascolta. Perché mi vuoi parlare di Chico. Perché io quando sono triste apro Facebook, supero tutti. E vedi Chico? E quelli che vendono. Si truccano tutte poi adesso. Sì, vabbè. E vedi Chico? Si mettono... Ok. Ma tu, scusa, ecco. Di la verità, hai un'intenzione? Di sposare Chico? No. Sì, di far fidanzare Ondina con Chico? Ma Ondina non... Vabbè, adesso vediamo. Non c'ha più niente. No! Ascolta. No, no, non capisco. Ma tu Chico lo conosci o non lo conosci? Ma lo conosco benissimo, io quando sono... E perché non lo fai conoscere anche a tutti noi? Allora Chico, possiamo far entrare... Signore e signori, Chico! Buonasera, Cornella. Buonasera. Ondina, buonasera. Ondina, Ondina, lui è Chico. Buonasera. E questo, buonasera. Questo, ma ecco, guarda, guarda che si conoscono. Adesso sì. Può succedere qualsiasi cosa. Sì, sì. Lei è bellissimo. Lei è Francesco Taverna. Esatto. La mano che ha scritto libro. La mano che ha scritto libro che ha detto. La mano, il pensiero. Esatto, esatto. Allora Chico, intanto devo elencare tutti i tuoi difetti. Sei impaziente. Eh beh. Stanno facendo conoscenza. Sì, sbruffone. No. Tra l'altro posso dire che sono onorato di essere seduto qui con Ornella Vanoni. Ma lo credo, ha ragione, ha ragione. Cioè, dal nulla della campagna, per me avere accanto una persona... Chico, così è un onore immenso. Ma io posso fare una domanda a Chico? Chico? Certo, certo. Allora, possiamo fare passati una... dal signore delle bistecchine? Cioè, c'è un passaggio del signore delle bistecchine preciso. Papà me le ha comprate tutte, adesso vado a fare un giro. Ma dove sta andando Chico adesso a fare un giro? Andrà sicuramente a fare un giro. Chico! Scusa, Chico! Chico, vieni qua! Chico! Sono qua! È un cane di campagna. No, Chico, vieni qui, su, sì. Vieni qui sul 9, là c'è lo 0. Stai vieni qua. Che... Chico! Però anche dei presi grandi, Chico. Prende, fa, gira, fa ha una vuole. Grande Chico. Fantasia. Tu, bravo, Ma io posso fare una domanda a Chico Ornella che riguarda... mi inquadrate Chico? Volevo fare una domanda a Chico. Chico, scusa, ma... ti piace Ondina? Oh, sì, mi piace un sacco Ondina. Bellissima. Ma tu sei già fidanzato? Sì. Sì, però questa volta magari posso pensare che magari un pensierino per Ondina si può fare. Beh, è galante. Lui è fidanzato con Mia. Sì, sì, sono fidanzato con Mia, però magari, non so, una scappatina... Una scappatella? Ma giusto per mangiare due bistecchine, mica per fare altro. Poco biscotti. Cotte, è vero. Poco cotte, scottate, poco. Oh, abbiamo per tutti i nostri telespettatori queste immagini di Chico, le facciamo vedere? Oh, volentieri. Facciamo vedere queste immagini di Chico, così poi Ornella decide. Sicuramente in questo momento io correrò. In questa è vero. Perché questo è un libro importante. Guardiamo le immagini, ecco Chico, sì, guarda Ornella. È un'avventura incredibile in bicicletta. Partici con missili sulle fasce e non c'è film. Guarda, non tocca neanche terra, guarda la presa, fenomeno. Bravo. Lo so. Senti che arriva il crocodillo. Puoi spingere di più? Se non spingi forte non si spaventa nessuno. Adesso mi tubo. Fermo, mi tubo. Opla, scrollatina e indovina un po'. Cosa? Pedala. Pensi ancora un attimo. Grazie. Però Ondina... Posso premettere? Voi immaginate quanto correre dietro a Chico faccio tutti i giorni. Ho passato anche una giornata e mi sono rotto un dito del piede. Il dentista mi ha trapanato 3 denti in bocca e ho corso dietro a Chico. Comunque. Il dentino. Lui sì, esatto, me l'ha prestato. Il dentino che però, me l'ha prestato. Ornella, Ondina sa nuotare, Chico nuota con salvagente, eh? No, con i bracciolini. Allora, premessa, allora Chico nuota anche senza salvagente, sì. Però bene o male devi dargli un appiglio in qualcosa, una maniglia per prenderlo, perché sennò... Dopo sembra una valigia gialla. Sembra una valigia gialla, però senza salvagente... Ma insomma, io vorrei capire, adesso dobbiamo salutarci, ma vorrei capire una cosa, Ornella, questo matrimonio sa da fare o no? Non ho capito. Bianco. Bisogna conoscersi prima, cioè, non è che ci deve essere l'esperienza. Perché Ondina non ha... Sì, sì, ho capito. Vabbè. Però Chico, senti, ma tu... Sì. Quanti sogni hai ancora?
Quanti sogni? Quanti sogni hai? Allora, a me basta far correre il papà, basta scalare ancora due volte il Monte Franco. E la cosa è la cosa più pericolosa al mondo? La cioccolata! La cioccolata! Attenta la cioccolata! Cicco! Molto attenti la cioccolata! Grazie! Molto attenti la cioccolata! Ma allora, cosa fate? Siete diventati parenti? Non ho capito. Ma adesso, siccome magari viene la guerra... Sì, speriamo di no, speriamo di no. Metti che venga, io mi sono già preoccupato, loro stanno in campagna, c'hanno gallina... Sì. La mucca, cioè, andare a vivere da loro. La mucca la porterei io? Sì. Però... Perfetto. Il gallo ce l'hai, se no... Il gallo ce l'ho. Io ho il gallo, tre galline. Ragazzi, è fatta. Sono attrezzatissimo. È fatta. Allora, allora andiamo in campagna da Cicco. Allora, siete consuoceri praticamente, quindi salutiamo... non abbiamo i fiori d'arancio, no, non abbiamo... Siamo consuoceri ricci. Consuoceri ricci. Tranne io. Grazie allora, grazie mille a Francesco. Grazie di cuore. Grazie a Ornella Manoni. Io cosa devo fare? Ormai... Grazie, no, esci con lui adesso, però siete consuoceri.